Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo delle gustosissime fettuccine con fave fresche e salsiccia. Le fave perché sono un ortaggio di stagione, le ho trovate buonissime e freschissime dal mio fruttivendolo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 300 g di fettuccine all'uovo, 150 g pulite di fave che ho sbollentato 2 minuti in acqua bollente salata e le ho pulite e sono pronte per essere cucinate. 200 g di salsiccia fresca senza budello, ci servirà del pecorino a mantecare, dell'aglio, del timo fresco se lo avete, se no anche quello secco va benissimo, olio, sale e pepe. L'acqua sta per venire a bollire, mettiamoci subito a cucinare. Mentre l'acqua sta per venire a bollire, in questa padella ho aggiunto un cucchiaio di olio che è arrivato a temperatura. Andiamo a sgranare la salsiccia all'interno. Ho rimosso il budello naturalmente. Rompetela poi in pezzi piccoli aiutandovi con un cucchiaio di legno e di silicone. Andiamo ad aggiungere l'aglio che ho tagliato a pezzettini piccolini. Un pizzico di timo. Diamo una mescolata. Aggiungiamo anche le nostre fave che ho pulito, ho fatto sbollentare, come dicevo, 2-3 minuti in acqua e ho rimosso la pellicina che le circondava. Naturalmente questo è il risultato finale e sono pronte per insaporirsi insieme alla nostra salsiccia. Aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe. Lasciamo insaporire qualche minuto, le fave sono già cotte, quindi non necessitano di una cottura prolungata e dobbiamo solamente aspettare che bolle l'acqua e cuocere le nostre fettuccine. L'acqua bolle, andiamola a salare leggermente. Aggiungiamo le nostre fettuccine e cuocetele per il tempo indicato sulla vostra confezione. Queste cuociono solo in 4 minuti. Manca qualche secondo e la nostra pasta è pronta. Andiamo a scolare direttamente in padella, la facciamo finire di cuocere e la mantechiamo insieme al pecorino. Aggiungiamo un goccio di acqua di cottura, alziamo pure il gas, il nostro pecorino e finiamo di mescolare e insaporire tutti gli ingredienti e poi siamo pronti ad andare in tavola. Aggiungiamo un filo di olio crudo e le nostre fettuccine con fave fresche e salsiccia sono pronte per essere gustate. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.